Siamo a Parigi, all'Università Europea dei Movimenti Sociali organizzata dalla Rete Europea di ATTAC, un contesto molto interessante, 1700 iscritti da tutta Europa che testimonia ancora una volta la necessità di un incontro fisico per quanto si possa fare tanto a livello virtuale, ma c'è sempre la necessità poi di trovarsi fisicamente, di confrontarsi, di imparare anche tante cose nuove dalle esperienze che altri portano in questi contesti. Poi Parigi è la città che ha ripubblicizzato l'acqua, togliendo la gestione alle due più grandi multinazionali che operano nel mondo, portandola sotto la forma pubblica gestita dal comune, un esempio da portare in tutto il mondo, che anche noi in Italia, a Firenze in particolare, abbiamo sempre portato nelle nostre discussioni. È bello venire qua a toccarlo con mano. È un'occasione di confronto molto bella. Ho sentito nei seminari in cui ho partecipato portare anche delle esperienze che a livello territoriale sono molto utili sui diversi modi che in altri paesi europei hanno usato per toccare problematiche anche di come un governo cittadino può avvicinarsi alla popolazione con meccanismi di partecipazione sperimentali. Chiaramente anche noi abbiamo cercato nel nostro piccolo di portare le nostre esperienze. Io come ATTAC Italia ho parlato delle nostre campagne, non solo la Cassa Depositi e Prestiti, ma anche qui mi collego anche con i temi più cittadini che seguiamo anche a Firenze. Ho cercato anche di far capire come in Italia ci sia la necessità proprio di ripartire dalle città per affrontare il tema di come rifondare dei nuovi meccanismi democratici, perché le città sono il contesto, che anche qua si è capito bene da altre esperienze, dove gli effetti delle politiche neoliberiste sono proprio più manifesti, dalle privatizzazioni all'uso che si potrebbe fare del patrimonio pubblico e privato che non viene sfruttato, nel senso di andare incontro ai bisogni della cittadinanza. E su questo ci siamo anche trovati sulla stessa lunghezza d'onda con altre esperienze europee. E quindi niente, mi ritufferò a breve nella nostra vita fiorentina, un po' più ricco di contatti, anche un po' più ottimista che le cose comunque si muovono in Europa e anche da